Ciao ragazze, allora in questo video vorrei mostrarvi la parure che ho realizzato ieri e a cui ho dato il nome Frozen. Eccola qua. Vediamo se... I colori risultano un po' sfalsati, vabbè, non posso farci nulla perché c'è la luce artificiale, per cui... Allora, per realizzare questo modulino ho utilizzato... Ecco qua, le Diamond Duo. Solo centralmente, poi le Super Duo, i Cipollotti e le Rokai 110 e 150. In particolare, queste Rokai 110 dorate sono della Miyuki, mentre queste qua acqua sono della Toho. E ho unito tutti i modulini con dei cipollotti. Avrei voluto mettere una chiusura a baionetta, però non l'avevo disponibile qua in negozio, per cui ho messo questa chiusura a moschettone, ma va bene lo stesso. E questi sono gli orecchini. Ecco qua. Naturalmente per il modulino ho già effettuato ieri il tutorial e adesso vi rimando direttamente al tutorial. Spero che la parure vi piaccia, che i passaggi del tutorial siano chiari e niente, vi rimando al tutorial. Ciao ragazze! Allora, il materiale necessario per poter realizzare il nostro modulino è il seguente. Allora, rocaille 15-0, cipollotti 3x4 mm, Super Duo, due colorazioni di rocaille 11-0 e Diamond Duo. Allora, solo 4. Allora, il primo passaggio da fare è quello di infilare sul nostro filo 4 Diamond Duo, chiudere a cerchio e fare i soliti nodini. In questo modo io l'ho già fatto per comodità. Ecco qua, vediamo se metti a fuoco, metti a fuoco. Ecco qua. Adesso, uscendo dal foro basso di una Diamond Duo, inseriamo sul nostro ago una Rokai 15-0 e ci inseriamo nel foro basso della Diamond Duo successiva. E dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro. Ecco qui. Allora, il prossimo passaggio da fare è quello di fuoriuscire dal foro alto di una Diamond Duo e inserire sul nostro ago una Rokai 110 dorata, una Super Duo, un cipollotto, un'altra Super Duo e una Rokai 110. E ci inseriamo sul foro alto della Diamond Duo successiva. Ecco dobbiamo fare questo passaggio per tutto il giro, dopodiché fuoriusciamo dalla 110 che si trova prima della Diamond Duo. Ecco qui. Allora, prima di cominciare questo passaggio, vi consiglio di ripassare almeno un paio di volte all'interno di questa del giro, senza aggiungere nessuna perlina, in modo da rinforzare la struttura. Adesso fuoriusciamo dalla 110 che si trova prima della Diamond Duo, quindi da questa qui. Inseriamo sul nostro ago 3 Rokai 110 dorate. E ci inseriamo nella Rokai 110 subito dopo la Diamond Duo. Passiamo anche attraverso la Super Duo, il cipollotto e l'altra Super Duo. Usciamo nuovamente dalla 110 prima della Diamond Duo e rifacciamo lo stesso passaggio. Quindi su ogni Diamond Duo aggiungiamo 3 Rokai 110 per tutto il giro. Ecco qui. Allora, una volta fatti i picco sulle Diamond Duo, fuoriusciamo dal foro superiore di una Super Duo. Allora, in questo spazio qui, quindi dove sotto abbiamo il picco, dobbiamo aggiungere 2 Rokai 110, quindi prendiamo una Rokai 110 e ci inseriamo nella perlina centrale. Poi prendiamo un'altra 110 e ci inseriamo nel foro alto della Super Duo successiva. Senza tirare il filo, ragazze, senza forzare, ecco.
perché tanto poi nel prossimo giro si aggiusterà tutto. Sul cipollotto invece dovremo aggiungere una Roccai 11.0 sempre dorata, 3 Super Duo e una Roccai 11.0. E ci inseriamo nel foro alto della Super Duo successiva, che si trova dopo il cipollotto. Ecco qua. Dobbiamo quindi fare questi due passaggi per tutto il giro. Ecco qui. Allora, prossimo passaggio da fare sarà quello di inserire in questo spazio qui due Rokai 11.0 dell'altra colorazione. Quindi prendiamo le due Rokai, in particolare quelle dorate che sto utilizzando sono Miyuki, queste che sto aggiungendo ora sono della Toho. Quindi inseriamo due Rokai 11 e ci inseriamo nella Rokai sporgente successiva. Questo tablet, ok, così. Dopodiché, uscendo da questa Rokai 11.0, prendiamo altre tre Rokai 11, sempre queste qua verdine che sto utilizzando, e ci inseriamo nel foro alto della Super Duo. Tra le Super Duo inseriamo una 11.0 dorata. Uscendo da questa Super Duo, inseriamo 3 Rokai 11 e ripartiamo. Usciamo da questa Rokai. Oh, si è annodato, lo sapevo io, troppo bello. Ecco qua, ce l'abbiamo fatta. Quindi, fuoriuscendo dalla Super Duo, rientriamo a livello della Rokai 11.0 sporgente. Qui aggiungiamo due Rokai 11, uscendo da questa Rokai, ci inseriamo in questa Super Duo aggiungendo altre tre Rokai 11.0, tra una Super Duo e l'altra una 11.0. E facciamo questi passaggi per tutto il giro. Ecco qui. Prossimo passaggio da fare è di uscire dalle due Rokai 11.0 appena inserite. Quindi usciamo da qui. Spero si veda. Inseriamo sul nostro ago due Rokai 15, 1 e 2, e ci inseriamo nella seconda Rokai delle tre inserite. Qua. Usciamo anche dalla Rokai successiva, dalla Super Duo e dalla Rokai 11.0 successiva. In questo spazio aggiungiamo 5 Rokai 11.0. Allora, è suonata la sveglia. Quindi 5 Rokai 11.0 e ci infiliamo nella Rokai 11.0 successiva. Usciamo anche dalla Super Duo e da 2 Rokai, dalle 2 Rokai delle tre sottostanti. Inseriamo due Rokai 11, 1 e 2, e ci inseriamo nelle due Rokai sottostanti. Qua. Adesso altre due 11-0, 15-0, e ci inseriamo nella seconda della tripletta.
qua entriamo anche nella Super 2 e nella 11.0 dorata. Ecco qua. Quindi qua inseriamo 5 Rokai 15.0, fuoriusciamo dalla seconda delle 3, inseriamo 2 15 e ci inseriamo nella coppia sottostante, altre 2 15 e ci inseriamo in quella centrale, eccetera, per tutto il giro. Ecco qui il nostro modulo pronto. Adesso dobbiamo fare soltanto l'aggancio con il resto del bracciale. In realtà io dovrò fare un altro modulo, ma siccome sono sul lavoro ho dimenticato le Diamond Duo, non ne ho più, ne ho soltanto due, quindi non potrò fare il quarto modulino, lo farò stasera a casa. Quindi vi faccio vedere l'aggancio con gli altri modulini, estremamente semplice naturalmente. Allora, in pratica, fuoriuscendo dalle Rokai 11.0, vediamo se mette a fuoco. Diciamo più o meno. Ecco, uscendo dalle 11.0, quindi da qui, spero si veda. Inseriamo due cipollotti e ci inseriamo nelle Rokai 11.0, scusate, nelle Rokai 15.0 del modulo successivo. Niente, non vuole mettere a fuoco. Entriamo nelle 2.15.0 e tiriamo il nostro filo. Adesso noi fuoriusciamo da queste 2.15, aggiungiamo altri due cipollotti e rientriamo all'interno delle 2.15 dell'altro modulo e facciamo il giro più e più volte per rinforzare. Allora ragazzi, il nostro modulino è pronto. Adesso io dovrò fare un quarto modulo, magari lo farò stasera a casa, per fare l'aggancio per l'anellino e la chiusura praticamente del bracciale. Cosa ho fatto? Sono uscita dalle 2.15.0, ho inserito 5 Rokai 11 e rientrata all'interno delle 11.0 e ho girato più volte e ho ottenuto questo. In particolare, aggiungendo 5 Rokai 11.0, ripassando la seconda e le volte successive, non sono passata dalla Rokai centrale in modo da rendere più solida diciamo, l'anellino, ecco. Ed è uscita questa sorta di picot bello solido, ecco, dove andremo a mettere naturalmente l'anellino con la chiusura del bracciale. Probabilmente farò anche degli orecchini, molto carino questo modulo, mi piace tanto. E niente ragazze, spero il video sia stato chiaro, che il bracciale, che comunque il modulo vi sia piaciuto e nulla. Ciao!